Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati. Allora, sono qui un attimo in campo a fare una missione, poi vi dirò rapida passeggiatina. Diamo un'occhiata a quest'ultimo impianto. Allora, qui già abbiamo probabilmente qualche problemino, il resto bellissimi. Allora, questo è un impianto monovarietale cima di Melfi. C'è qualche pianta mista, diciamo qualche altra pianta. Siamo praticamente alla fine della fioritura per quanto riguarda questa varietà, ma ovviamente per quanto riguarda questo impianto, diciamo la priorità non è la produzione al momento. Qualche paletto ancora storto, ma bisognerà risistemare. Allora, come si vede, abbiamo qui tutta la situazione dell'inerbimento e la gestione del suolo. E allora vi faccio vedere. Allora, queste sono le piante. Allora, personalmente io le vedo bene, questo lo posso dire. Sono state potate praticamente tutti gli anni, anche se probabilmente da questo punto di vista ho fatto questo errore forse di potarle, però questo solo il tempo saprà dirlo. Allora, le piante sono in perfetta forma, irrigazione costante. Abbiamo qui il guardate qui, per la prima volta in una buona parte dell'oliveto sono riuscito a fare questa cosa, cioè paccia matura. E guardate qui sotto, abbiamo praticamente uno strato enorme e qua è tutto completamente bagnato, perché ovviamente c'è l'irrigazione. Quindi questo serve, come si può vedere, vabbè, l'acqua di irrigazione è palese, palese su tutto l'oliveto, sotto tutte le piante. Adesso qui è stato trinciato da poco, però sotto tutte le piante abbiamo queste macchie verdi, in un suolo che è praticamente praticamente secco, tutto secco. Bene, bene, bene. Allora, su questo impianto, come vi dicevo, l'ultimo interesse di quest'anno è la produzione, anche se ovviamente ci sarà sicuramente un po' di produzione. Diamo un'occhiata, qui abbiamo già le prime piccole olive. Diciamo che al momento bisognerà spingere il più possibile queste piante per avere una crescita vegetativa, anche se questa varietà, la cima di Melfi, è una varietà che si mantiene tendenzialmente più piccola di altre varietà tipo il leccino o il frantoio. Quindi molto bene. Che dire, tutto perfetto. Anzi, se riesco vi faccio vedere anche questa cosa. A parte qui, anche qui abbiamo il suolo, praticamente questo non viene lavorato da non so quanti giorni, cioè da quanti giorni, non so da quanti anni. Questo, non mi sbaglio, il terzo anno di non lavorazione. Annusiamo, sa proprio un buon odore. Bene, ok, come si vede qui, vi faccio vedere una cosa, se c'è ancora. Guardate qui che spettacolo, bellissime, proprio sono proprio in perfetta forma. Adesso però, come si può vedere, c'è il primo attacco di tignola o di margaronia. Eccola, abbiamo qui la prima infestazione. Questa le mangerà tutte, quindi è fondamentale intervenire al più presto. Ok, volevo farvi vedere giusto una cosa e poi concludere il video. Vediamo se lo trovo. Allora, in pratica queste invece hanno un anno in più delle altre. Secondo me quest'anno, da queste, adesso hanno praticamente concluso la questione
allagati molto bene, come si può vedere. Questi sono tutti i frutti. Vabbè, poi vi farò vedere. Ovviamente quest'anno poi andiamo a seguire tutta la campagna. Volevo farvi vedere una cosa. Queste sono le pianti più grandi dell'oliveto, perché non vengono potate da 2 anni, secondo me. Quindi, perché è l'unico motivo che si spiega le dimensioni, che spiega le dimensioni di queste piante. Hanno fatto una marea di fiori. Ok, cioè, guardate qui. Ok, quelli sono i fiori che sono caduti per terra dalla fioritura. Volevo vedere l'altro giorno intravisto. Eccolo, che cosa ho intravisto? Oh, una lucertola. Eccolo, questo è un fungo. Ragazzi, un fungo a fine maggio da queste zone non si è mai visto. L'altro giorno che l'ho visto era praticamente è un fungo. Adesso non lo voglio togliere perché questo sta riproducendo delle spore, ma è un fungo. Eccolo, è un fungo. Allora, un fungo. L'altro giorno era diciamo in perfetta forma, quindi significa che adesso ha concluso la sua fase vitale. E vedere un fungo diciamo in questo periodo dell'anno dalle mie parti è veramente difficile in un oliveto coltivato. Quindi il motivo c'è, e probabilmente è che quel fungo sta decomponendo ovviamente il materiale organico, soprattutto dove ovviamente c'è tanta presenza di acqua, tipo qui nei sottochiuma, che è praticamente tutto zuppo. Vi faccio vedere un'altra cosa, anzi la vediamo insieme, e cioè se trovo qualche, ecco, qualche residuo di potatura. Questo vorrei vedere, no, qui dove c'è il fungo no, ma lo possiamo vedere comunque, tanto è tutto bagnato, per vedere più o meno dopo quanto tempo, cioè per quanto scende nel suolo. Oh, questo ricordo, ecco qui, scende fino a qui, quindi questa è tutta la parte, siamo intorno ai 15 cm. Ovviamente se andiamo qui dove ci sono i goccioladuri, ecco, questo adesso è pure scomodo da tenere, ma scende parecchio. Eccolo, anche qui più o meno così. So che non si legge bene. Vabbè, in pratica questa è la terra adesso sotto, completamente bagnata, completamente bagnata. Quindi ci dovrebbero essere anche dei funghi. Allora, in pratica questo terreno è perfetto al momento, perfetto. E secondo me nel corso del tempo, con sempre con la non lavorazione almeno nella parte centrale dell'oliveto, perché poi per evitare incendi e altre problematiche bisognerà pur lavorare il terreno lateralmente, però la situazione è questa. E inoltre questo è un pendolino, in pratica la fioritura si è praticamente conclusa, quindi tutto molto bene. Abbiamo qui un ragno, un ragno. Bene, bene. Adesso vabbè, sto lavorando ad un'altra su un'altra cosa. Appena finisco vi faccio vedere. Qui abbiamo i leccini e secondo me quest'anno ci sarà una bellissima produzione. Vabbè, ovviamente se tutto dovesse andare al meglio, quindi mai dire mai. E niente, in pratica a questo punto, ecco, sì, c'è la necessità immediata in pratica di fare questo lavoro, cioè questo trattamento, per evitare che la margaronia o la tignola, probabilmente la margaronia,
mi vada a mangiare tutti questi rametti nuovi che sono, diciamo, la base per, diciamo, bisogna conservare tutti questi nuovi germogli perché insomma sono la base per la crescita futura, una rapida crescita proprio di tutta la pianta. Quindi bene aver scoperto questa cosa qui, abbiamo questo ragno. Bene, come sempre fatemi sapere come stanno andando le vostre parti e ci aggiorniamo presto. Ciao!